non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, e oggi sono tutti giovani e belli, e oggi sono tutti giovani e belli, e oggi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca di fa, che aveva il suo mestiere. I primi anni del secolo a chi sta ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro